Ciao ragazzi, bentrovati o benvenuti in un nuovo video sul mio canale CF Music 90s. Oggi andremo a parlare di un duo che ha segnato, secondo me, gli anni 90 e poi vi dirò anche gli anni a venire, perché comunque si tratta di due sorelle che hanno fatto molta gavetta e sono poi arrivate ad avere un grandissimo successo sia in Italia che fuori dall'Italia con la loro musica che comunque si è evoluta nel tempo e ha inseguito e perché no creato direttamente nuove mode, nuovi stili musicali. Si tratta di Paolo e Chiara. Come sempre, ragazzi, prima di proseguire col mio video, vi voglio invitare, come al solito, iscrivervi al canale e perché no lasciare un like se il video vi è piaciuto. Nei commenti, sempre spazio a suggerimenti e magari nuove idee per dei video che verranno in futuro. Quindi sono assolutamente ad occhi aperti e orecchie aperte, sempre pronto a leggere i vostri commenti e farne tesoro. Come sempre, una piccola sigla e poi cominciamo a parlare di Paolo e Chiara, delle sorelle Iezzi. Paolo e Chiara sono sempre state due sorelle amanti della musica. Sin da giovanissime cantavano nel coro del loro quartiere, della città di Milano. E da sempre sognavano anche a casa, ecco, di fare degli spettacoli musicali per far divertire i loro parenti. Quindi diciamo che la vocazione dedita alla musica l'hanno sempre avuta. Chiaramente col passare degli anni, da bambine prima e da adolescenti poi, hanno sempre cercato di puntare su dei palchi sempre più importanti. E al di là di quello della chiesa, la loro prima occasione vera di cantare in dei locali e fare della musica come cantanti essenzialmente, seppure loro abbiano sempre imparato a suonare degli strumenti, in particolare la chitarra, fu in un gruppo che si chiamava Ele Funky, che suonava nell'hinterland milanese, nei locali milanesi della loro zona. Erano dei ragazzi molto giovani e tra l'altro ne abbiamo anche parlato nel video legato agli 883. Vi spiego il motivo in realtà. Si trattava di un gruppo di giovani ragazzi con loro due come coriste, come vocalist, oltre al fatto che appunto suonavano la chitarra. Certo è che siamo nell'inizio del 1995 e capitò un'occasione non indifferente. Il titolare del locale in cui dovevano suonare una sera in particolare le avvisò: ragazzi, guardate che verrà probabilmente Claudio Cecchetto a sentirvi quest'oggi perché c'è un progetto particolare che può profilarsi per voi. Fu così che quella sera erano un po' tutti emozionati, non soltanto le sorelle Iezzi, ma anche gli altri componenti del gruppo, e cercavano di scorgere in fondo al locale. Era buio chiaramente, quindi si vedeva ben poco, però riuscirono a riconoscere la famosa chioma di Claudio Cecchetto. E da lì, seppur un po' emozionati, cominciarono a suonare e a fare la loro musica. Ebbene, quella sera fu per loro decisiva. Un po' lo potevano sperare, un po' lo immaginavano, però qualche giorno dopo arrivò subito la telefonata che gli diceva che quella serata fu decisiva per entrare a far parte di un nuovo progetto. Già il giorno dopo gli fu detto: ragazzi, imparate bene la scaletta degli 883, le canzoni degli 883, perché potreste entrare a far parte dei nuovi 883, perché gli 883 in quel periodo stavano cambiando. Mauro Repetto aveva già lasciato l'anno precedente e nel 95 Max Pezzali era in cerca di un gruppo per fare il tour in tutta Italia e tutte le trasmissioni estive che si sarebbero susseguite in quei mesi. Chiaramente eccitatissimi tutti i ragazzi, Paolo e Chiara compresi, ci diedero dentro con le prove e addirittura una sera, niente meno che Max Pezzali venne addirittura nel garage dove andavano, nella cantina dove andavano a provare, e suonò con loro l'intero repertorio. Per loro fu un'emozione importantissima e chiaramente il sì fu d'obbligo, quindi gli Ele Funky diventarono a pieno regime gli 883 insieme a Max Pezzali, guidati da Max Pezzali, e cominciarono un tour davvero pazzesco che durò per tutto il 1995. Dove si vedevano queste Paolo e Chiara con gli strumenti, ma anche come coriste, che si facevano comunque notare per presenza scenica, ma anche per il loro modo di porsi, molto sorridente, molto solare. Era un gruppo comunque di amici che in qualche modo stava vivendo un sogno. Ebbene, ragazzi, fu un'annata speciale, un'annata in cui comunque la gavetta di Paolo e Chiara insomma, ha avuto una svolta importante, perché comunque hanno provato la vita vera delle musiciste. Comunque giravano in tutta Italia nei tour,
ed era molto impegnativo per delle ragazze così giovani. Furono notate, c'era già il contratto pronto per l'anno successivo. Solo che sia Paola che Chiara cominciavano ad immaginarsi un futuro diverso, un futuro anche lontano dagli 883, ma un futuro più loro, in cui potessero emergere come cantanti. Pensarono bene di parlarne anche con Max Pezzali, erano un po' anche timorose nel dirglielo, ma partirono alla larga chiedendogli una meta per un ipotetico viaggio. Avevano voglia di staccare la spina, di allontanarsi, e fu proprio Max Pezzali che suggerì loro un bel viaggio in Irlanda. Fu un po' la prima destinazione che venne in mente a Max Pezzali, ma in realtà la presero davvero seriamente, quindi decisero di partire alla fine del tour. Mancarono per diversi mesi, sia Paola che Chiara, per partire, andare alla volta dell'Irlanda. Fu un viaggio nel quale volevano comunque provare a sperimentare la loro musica, a scrivere dei loro testi, perché avevano sempre sì cantato, ma magari non erano testi personali, avevano voglia di esprimersi e volevano comunque in qualche modo far sentire la loro voce. Fu così che ci furono tante peripezie, non fu un viaggio liscissimo, immaginate che comunque le disponibilità agli inizi erano quelle che erano, quindi in qualche modo fu un viaggio un po' improvvisato, ma davvero fu un viaggio che le colpì particolarmente. Un viaggio che le ha segnate talmente tanto da lasciarle anche sulla pelle un tatuaggio, il tatuaggio del trifoglio, che per gli inizi della carriera fu assolutamente il loro simbolo. Comunque lo andavano a far vedere, lo andavano ad esporre in qualsiasi occasione, in qualsiasi foto, in qualsiasi performance. Però fu lì che nacquero le loro prime canzoni. Canzoni che dovevano entrare a far parte di un disco, quel disco però in realtà ancora non c'era, fino a quando non ebbe fiducia in loro una casa discografica, che era la Columbia, legata alla Sony, che gli fece il primo contratto e gli diede però subito un'opportunità importante, un trampolino di lancio. Alla fine del 1996 vinsero il concorso per partecipare a Sanremo Giovani, che era una kermesse che anticipava il vero festival che poi sarebbe avvenuto l'anno seguente, ma nel novembre 1996 ebbero modo di portare una canzone. C'era ancora un po' di incertezza sulla canzone, anche perché non avevano idea di approcciarsi in quel mondo questa volta da sole, quindi con le loro forze, con le sole loro forze. Pensarono bene di puntare su un pezzo che si chiamava In Viaggio, proprio che andava a rimarcare quello che è stato e quello che ha rappresentato per loro il viaggio in Irlanda, il viaggio della svolta. Ebbene, fu un'esperienza fondamentale per loro che gli diede molta fiducia per il futuro. Non vinsero quell'edizione di Sanremo Giovani, tra l'altro ho qui con me il singolo che in realtà vinse quell'edizione, ve lo faccio vedere. Eccolo qui, vediamo se si vede meglio da questa camera. Ecco, il disco che vinse quell'edizione fu di Niccolò Favi, si chiamava Dica. Una canzone che già girava moltissimo per le radio e vinse quell'edizione di Sanremo Giovani e diede diritto anche a Niccolò Favi di finire l'anno successivo al Festival di Sanremo nelle nuove proposte, ma comunque Paola e Chiara si qualificarono perché arrivarono nelle prime posizioni, si qualificarono per arrivare poi comunque anche loro a presenziare fra le nuove proposte l'edizione 97 del Festival di Sanremo, quella che fu presentata tra l'altro da Mike Bongiorno. Arrivò il fatidico febbraio 1997, il teatro Ariston era tutto per loro, emozionatissime presentarono il loro pezzo. Il pezzo che portarono a Sanremo fu forse uno dei più famosi di Paola e Chiara, nel senso che quello che poi le ha fatte conoscere a un pubblico più vasto rispetto ad In Viaggio, ed era Amici come prima. Canzone perfetta per Sanremo, sonorità molto classiche, una bella ballad. E si presentarono così, su uno sgabello, una di fronte all'altra, emozionatissime. Pensarono proprio questo asset perché non ce l'avrebbero fatto a guardare direttamente il pubblico negli occhi. Quindi cominciarono così. Cantavano all'epoca all'unisono, quindi cantavano esattamente con le stesse note. Dopodiché si sciolsero, guardarono il pubblico, si diedero forte e cominciarono a cantare quella canzone che, sin dalla prima serata, finì ai vertici delle classifiche provvisorie di Sanremo Nuove Proposte. Emozionatissime, non ci credevano nemmeno loro, ma alla fine di quell'edizione vinsero proprio con Amici come prima il loro Festival di Sanremo, sezione Nuove Proposte, 1997. Da lì si spianarono un sacco di strade, un sacco di terreni. Quell'estate approdo al Festival Bar, questa volta da sole, il nuovo singolo Bella anche ebbe un grandissimo successo. E finalmente sperimentarono questa grande novità, questa voglia di indipendenza. E peraltro ci fu un evento non da poco, anzi due eventi non da poco,
riuscirono a fare da apriconcerto sia a Mark Owen, che era appena uscito dai Take That, e soprattutto a Michael Jackson, che nel 97 fece praticamente quello che poi sarebbe diventato il suo ultimo tour mondiale. San Siro, pubblico enorme, emozionatissimi anche in quel caso, ma praticamente stavano cominciando a farsi conoscere, quindi non erano più solo le coriste di 883, ma erano davvero un duo, due sorelle alla conquista dell'Italia. Ci riuscirono, Ci chiamano bambine, il disco che andò a corredo di Sanremo fu un disco che ebbe un dignitoso successo per essere appunto legato a un gruppo relativo alle nuove proposte. All'epoca, come oggi, chi vinceva la sezione nuove proposte aveva il diritto, oltre che il dovere, di partecipare all'edizione successiva nella categoria Big. Paolo e Chiara, giovani ma con la forte personalità, decisero però di cambiare tutto. Decisero di cambiare look, tagliarono i capelli, cambiarono anche nell'abbigliamento, passarono a un look un po' più country, un po' più rock. E soprattutto cambiarono un po' il genere musicale, appunto abbracciarono che strizzava l'occhio al rock, quindi stop alle ballad appunto da bambine, come diceva il titolo del precedente lavoro, diedero spazio a una musica un po' diversa e arrivò Per te, il singolo che portarono a Sanremo nel 1998 e che anche in questo caso acquistai all'epoca, ve lo faccio vedere. Per te fu un disco completamente diverso nella sonorità, erano diverse loro nelle immagini e ai loro il singolo fu un flop, uscirono sin da subito nella kermesse sanremese e cominciarono ad avere il primo contraccolpo di quel tipo di quel tipo di vicenda. Quindi non si aspettavano un flop, passarono dalle stelle dell'anno prima, non dico alle stalle, ma in qualche modo il pubblico non le riconosceva più. E in qualche modo il disco seguente, Giornata Storica, che uscì poi a distanza di mesi, perché uscì nell'autunno del 1998, fu un flop di natura commerciale non indifferente. Dico di natura commerciale perché poi col passare degli anni è stato rivalutato in qualche maniera, quindi comunque alcune canzoni contenute in quel disco poi sono state molto rivalutate, perché dall'indubbia bontà musicale. Però di certo il pubblico di riferimento fu spiazzato e Paolo e Chiara entrarono in un tunnel un po' buio della loro carriera, in cui si sentirono in qualche modo rifiutate dal loro pubblico e si sentirono un po' rifiutate anche dalle classifiche, perché in qualche modo non ci fu il riscontro che speravano. Fu così che decisero di fare un nuovo cambiamento, no? Se vogliamo, questi anni 90 di Paolo e Chiara sono stata una montagna russa, sono partite da Ci chiamano bambine, il grande successo del 97, il tracollo di Giornata Storica, il disco del 1998, e poi dovevano assolutamente, non potevano che risalire, perché altrimenti magari sarebbe proprio conclusa lì per assurdo la loro carriera. E così si avvalsero di figure che le potessero seguire un po' più da vicino e loro stesse pensarono bene di staccare la spina, allontanarsi e abbracciare e cavalcare una nuova onda, l'onda del pop. Si dice spesso che il pop, fare pop è una cosa seria, e in effetti la presero seriamente anche Paolo e Chiara. Sonorità latine che tanto andavano di moda sul finire degli anni 90, musica dance che comunque ancora sul finire degli anni 90 diceva la sua perché ero in testa alle classifiche di tutta Europa, e così nacque il singolo Vamos a Bailar. E ormai siamo nel 2000, Vamos a Bailar vince il disco per l'estate, vinse comunque un premio anche al Festival Bar. E rilanciò le sorelle Iezzi, Paolo e Chiara, nell'Olimpo, non solo questa volta della musica italiana, ma anche della musica europea. Fu un successo internazionale importante, sia perché appunto aveva sonorità latine e c'erano anche delle parti in spagnolo, ma sia perché il disco Television, o Television, come lo volevano in realtà intendere loro, come visione più ampia delle cose, varcò davvero i confini della nazione, i confini dell'Italia, e il successo fu travolgente. Fu un'estate per loro magica, quella del 2000, e rilanciò anche con una svolta, se vogliamo, sexy, l'immagine delle due ragazze che non erano più delle bambine, ma cominciavano ad avere appunto delle movenze, degli ammiccamenti anche davanti alle telecamere diversi, che gli permisero di abbracciare un pubblico comunque più vasto, più adulto, più maturo anche nei loro testi. Il successo di Television fu talmente importante che abbracciò anche altri rami. Oltre a Vamos a Bailar ci fu Vive l'Amor, che addirittura fu selezionata come
canzone inno del Pride in Italia, di cui loro sono assolutamente reginette indiscusse. E peraltro ne approfitto per salutare l'intera comunità LGBT+. Ci fermiamo qui perché qui finiscono gli anni 90, di queste montagne russe relative alla carriera di Paolo e Chiara, ma non possiamo fare a meno poi di ricordare quello che è successo dopo, no? Si sono trascinate, hanno avuto un grande successo anche nel 2002 con Festival, fino a che appunto cominciarono ad esserci le prime divergenze, i primi insuccessi, il flop di Sanremo del 2005 con A Modo Mio e gli inizi di progetti solisti diversi. Erano un po' stanche di andare a inseguire questo successo che poi non tornò per alcuni anni. La Columbia gli voltò loro le spalle, nel senso che finì il contratto e non fu rinnovato, quindi per loro ci furono solo delle case discografiche minori, fino addirittura nel 2013 ad autoprodursi un disco con una loro etichetta. Il disco fu Giungla, i cui lavori di promozione e di tour nemmeno furono portati a termine, perché davanti a un bar, come spesso facevano Paolo e Chiara, fu Chiara a dire: non ce la faccio più, non voglio più proseguire con questo progetto, non ho più le forze per andare avanti. Il duo quindi si separò, carriere completamente separate. Paola divenne DJ, mentre Chiara proseguì gli studi come attrice, ha partecipato anche a qualche serie televisiva anche di successo, fino a quando, dal nulla o quasi, nel 2023 Paolo e Chiara tornano insieme. Ci fu un progetto che le vide insieme, che è proprio per sempre, qui è l'album, e ci fu una canzone che fu furore, che fu portata a Sanremo, proprio dove tutto praticamente è iniziato. E da lì, ancora oggi, Paolo e Chiara sono tornate sulla cresta dell'onda e ci fa davvero molto piacere, perché sono molto legato anche a loro, quindi decisamente sono tornate in auge e questo ci fa piacere, perché il loro talento per la musica è ancora indiscusso e quindi sicuramente ci continueranno a far ballare con la loro musica. Ragazzi, come sempre, con calma abbiamo parlato dei primi album degli anni 90, appunto, di Paolo e Chiara. Mi ha fatto estremamente piacere. Come al solito, suggerite nei commenti eventuali nuovi gruppi, nuovi artisti, nuovi dischi di cui vogliamo parlare. Iscrivetevi al canale, lasciate un like se il video vi è piaciuto e vi do appuntamento alla prossima. Ciao ragazzi!